Come ha detto Giulio, responsabilità. Cioè, oltre a non parlare delle responsabilità, cosa ti servono queste convocazioni? Beh, sono piaciute a Colantoni, quindi diciamo che siamo un passo avanti. Come mi sembrano? Beh, hanno seguito un pochino alcune situazioni sicuramente che ha espresso il campionato e seguono un po' quel desiderio comunque di conoscere, di dare opportunità a qualche ragazzo interessante, conoscere un pochino meglio e poi, come abbiamo fatto un po' l'anno scorso, nella prima della settimana PNL sicuramente non ci saranno molti giocatori che faranno soprattutto le fasi finali e poi dalla seconda, terza settimana rientreranno, però sarà un torneo interessante, sono tornei nei quali possiamo mettere alla prova insomma qualche ragazzo, pensando sempre comunque anche a fare bene, perché sapete che il ranking insomma è impietoso da questo punto di vista, non si possono fare cattivi risultati. Se non sbaglio c'è solo Bovolente da juniores. Sì, Bovo che secondo me è un ragazzo che voglio conoscere meglio, è un ragazzo molto interessante, sta facendo molto bene, ha una crescita abbastanza costante, quindi credo che sia uno dei ragazzi più interessanti che ci sono nella juniores, quindi che comunque lui farà in gran parte, seguirà il suo percorso, ma in questa prima parte si verrà con noi ad allenarsi, poi vedremo insomma. Verrà corretto, diciamo, secondo me, mettere l'attenzione su queste nuove realtà che si stanno uscendo fuori. Questo anno di Superlega cosa ha dato in più alla tua nazionale? Beh, sicuramente i due ragazzi di Modena, come Rinaldi e Sanguinetti, hanno avuto la possibilità di crescere e di dimostrare delle cose molto interessanti. Sono stati due ragazzi che si sono messi più sicuramente in evidenza. Alcune situazioni, diciamo così, nel senso che sicuramente Ricino e Bottolo hanno avuto meno spazi, ma credo che comunque i ragazzi hanno cercato di fare sempre il massimo. Poi chiaro, ci sono le scelte di squadra, le scelte degli allenatori, ma io li ho visti sempre molto, molto coinvolti e Romano ha potuto finalmente giocare un campionato completo in Superlega, quindi con le sue difficoltà anche che ci possono essere in una Superlega per dare continuità, insomma dai, ci sono state delle cose interessanti. Che altri giovani hai visto? Il movimento italiano ha anche altri giovani, voi li continuerete a seguire? Sì, naturalmente. Siamo tutti anche nella juniores, perché ci sono, oltre a Bovolenta, Luca Porro, insomma ci sono ragazzi che possono fare delle ottime cose, seguiamo anche ragazzi di A2, di A3, no, siamo abbastanza attenti. Sicuramente per esempio adesso dal 7 al 12, siccome avrò solo 3-4 forse della lista dei 30, sicuramente chiamerò dei ragazzi anche di A2 da poter allenare quelli che sono un pochino più interessanti. Come vedi a questa finale scudetto con tanto azzurro in campo? Beh, c'è tanto azzurro, questo mi fa piacere. È una finale, adesso è importante vedere un po' anche come reagirà Civitanova, anche se sono sicuro che reagisce bene, perché fino adesso ha sempre dimostrato grandi qualità nel reagire anche in situazioni difficili. Mi sembra equilibrata, nel senso che tutte e due le squadre hanno dei punti di forza che sanno far valere. Bisogna adesso capire la tenuta un po', ecco, che avranno, perché chiaramente arrivano a questa finale dopo percorsi abbastanza tosti da una parte e dall'altra, di energie se ne sono spese tante, quindi vediamo un po' la solidità anche mentale delle squadre, non solo fisica, quindi, però mi auguro che sia equilibrata, ma non troppo, come si dice, senza tirarla a nessuno, perché comunque questi ragazzi poi alla fine avranno bisogno di un po' di riposo, insomma, che non si allunghino troppo, decidano presto.